Volete fare un piccolo viaggio in un mondo che sembra uscire da un film di fantascienza? Ebbene, il filmato che vedrete tra poco ci mostra delle immagini davvero sorprendenti. È un mondo nascosto dentro un'enorme diga, la più grande diga idroelettrica italiana. È inimmaginabile quello che c'è all'interno. Tutto è gigantesco, pieno di cunicoli, di gallerie, percorse da piccoli treni e persino da automobili. Non è però soltanto una diga immensa, è anche una diga che paradossalmente non produce energia elettrica da immettere nella rete. È un sistema che ha invece un ruolo fondamentale nel rendere costante il livello di elettricità disponibile. Il perché ce lo spiega Giovanni Carrada, che con Giampiero Orsinger è andato a esplorare questo luogo incredibile. Stiamo per visitare la centrale Luigi Einaudi, a Intracque, sulle Alpi Marittime, la centrale idroelettrica più grande delle Alpi. Siamo venuti fin quassù per scoprire perché delle tecnologie di ieri, l'idroelettrico è nato alla fine dell'Ottocento, siano così indispensabili per sviluppare energie che ci serviranno domani. Questa centrale è un capolavoro di ingegneria, capace di imbrigliare forze letteralmente spaventose. Solo per costruire questa diga a 2000 metri d'altezza ci sono voluti 360.000 metri cubi di calcestruzzo. Ma il bello e anche il grosso di questa centrale non è neanche questa diga, è nascosto dentro la montagna. Andiamo a vedere. Siamo in una delle 5 gallerie ricavate all'interno della diga, il cui spessore alla base supera i 37 metri. In ogni galleria sono distribuiti dei sensori che tengono sotto controllo il respiro della diga, cioè gli spostamenti che avvengono quando viene riempita o svuotata e che non possano essere troppo bruschi. Ogni giorno i tecnici della centrale devono controllarli tutti. Dalla base della diga ha inizio una galleria, in piano, di quasi 8 chilometri. Proprio accanto a questa ce n'è però un'altra, tre volte più grande, larga come quella del Monte Bianco, in cui scorrono 128 metri cubi d'acqua al secondo. È l'acqua che dal bacino si avvia verso le condotte forzate. Eccone una. Qui ha inizio un salto di 1000 metri all'interno di un tubo d'acciaio largo 3 metri e mezzo e spesso 5 centimetri. Scendiamo anche noi, su un piccolo vagone a cremagliera. Al termine di ogni condotta forzata c'è un rubinetto, due valvole d'acciaio del peso di 90 tonnellate l'una. Quando le valvole sono aperte, i 64 metri cubi d'acqua al secondo di ogni condotta vengono ripartiti fra quattro gruppi di generazione. Ogni gruppo è alto 18 metri, più di 5 piani, e pesa 360 tonnellate. Alla base c'è la turbina azionata dalla pressione dell'acqua scesa giù dalla montagna. La sua rotazione viene trasmessa al generatore elettrico, capace di produrre 155 MW di potenza. Tutti insieme, i gruppi della centrale possono produrre abbastanza energia per rifornire l'intera provincia di Torino. Una serie di trasformatori, ciascuno immerso in 80.000 litri di olio isolante, converte la tensione dell'energia da 17 a 400 kV. Un cavo di rame del diametro di 12 cm all'interno di questi tubi la porta all'esterno. Per costruire questa centrale ci sono voluti 12 anni di lavoro. Hanno dovuto scavare 2 milioni di metri cubi di roccia. Eppure pensate, dal 1982, che l'anno in cui è entrata in funzione, questa centrale ha consumato tutta l'energia elettrica che ha prodotto, tutta. Non è uno scherzo.
Questa turbina infatti è anche una pompa che riporta su di altri 1000 metri l'acqua che prima abbiamo visto venire giù. Sempre la stessa acqua. Allora, tutta questa centrale a che cosa serve? Entracque è una delle nostre 15 centrali di pompaggio. In pratica è una gigantesca batteria che accumula energia quando l'acqua viene pompata verso l'alto e la rilascia quando l'acqua riscende giù. Una batteria indispensabile per il funzionamento della rete elettrica nazionale. Dalle Alpi alla Sicilia, la quantità di energia consumata da tutte le utenze, dal piccolo cellulare alla grande acciaieria, deve essere uguale a quella dell'energia prodotta da tutte le fonti di generazione. In ogni istante. Entracque fu costruita negli anni 70 per lavorare insieme alle centrali nucleari, che hanno un livello di produzione costante. Si sarebbe dovuta ricaricare di notte, quando i consumi sono bassi, per produrre durante il giorno, in coincidenza con i picchi di consumo. Ma oggi? Entracque oggi è in grado di produrre vari centinaia di gigawattora all'anno, facendo così fronte al fabbisogno di più di 190.000 famiglie. Ma la straordinarietà di questo impianto sta nel fatto di svolgere un ruolo quasi complementare rispetto alle altre fonti rinnovabili, che come tali, come sappiamo, sono dipendenti dalla presenza del sole piuttosto che del vento. E quando si verifica un eccesso di immissione in rete nei momenti di alto carico, entra in gioco Entracque che accumula energia attraverso la raccolta di acqua nei propri bacini, rilasciandola poi nei momenti di maggiore necessità per il sistema. Ecco, possiamo immaginare Entracque svolgere il ruolo di una grande e imponente batteria che offre appunto un servizio di regolazione del sistema a supporto della rete. E la storia non finisce qui. In caso di blackout, solo le centrali idroelettriche come questa sono in grado di far ripartire la rete nazionale. La prossima volta che caricate il cellulare, pensate per un attimo a tutto l'ingegno e tutto il lavoro che ci stanno dietro. E questa è solo una piccola parte del nostro sistema elettrico.